Angelo Dario, Presidente Commissione Sport di Roma Capitale, buongiorno. Eccoci, buongiorno. 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 Allora, che succede? Dove andiamo a fare sport? Ci sono un bel po' di impianti sportivi che restano aperti fino a tardissimo, vero? Sì, esatto. Beh, dipende da quello che volete fare, nel senso se volete assistere a delle esibizioni. No, io volevo allora, fare. Volete fare? Sì, allora, non lo so Enrico, Silvestri, tu vuoi fare qualcosa? Io ho una spalla in disuso, credo che abbia dei problemi a farlo di giorno, figurati la sera. A meno che non facciate fisioterapia allora, alle 4 del mattino, vengo. Può essere. Fisioterapia? No, è stato per la spalla, allora evidentemente. Probabilmente non potrai fare, ad esempio, il tiro con l'arco. Seguo in diretta Facebook. Potresti fare male a qualcuno. Quindi a me stesso, soprattutto. Non andare a fare tiro con l'arco. No. E nemmeno forse hockey prato. Non credo. Nemmeno non il nuoto. Il tennis poco. Puoi fare pattinaggio. Pattinaggio se non cado, e siccome non sono abbastanza esperto, dubito. Ma guarda, io vorrei, vi seguirò col cuore, Molinari verrà sicuramente perché è un nottambolo, è un vampiro, e quindi vi seguo, ma insomma, per tutti quelli che non hanno un problema come il mio, raccontiamo veramente tutte le iniziative perché mi sembra una cosa interessante. È la prima volta che si fa un evento simile, notte bianca degli impianti sportivi. Un evento simile come l'abbiamo pensato noi, sì, nel senso che altre notti bianche dello sport sono state fatte, ma sempre in maniera diversa, ovvero in piazza, ad esempio, mai presso gli impianti a fare sport come l'abbiamo intesa noi. E quindi sì, da questo punto di vista a Roma non è mai stato fatto nulla del genere, in altri paesi appunto sì, ma in modalità molto diversa. Poiché noi abbiamo la fortuna di avere tanti impianti sportivi di proprietà del comune che offrono servizi di qualità eccellente, allora abbiamo pensato di aprirli straordinariamente la sera, un sabato sera, e dare la possibilità a chi magari ancora non li conosce di entrare e viverli, ecco appunto. Allora si può fare per esempio hockey su prato in via delle Tre Fontane, a Viale Avignone, un impianto gestito. Si fa atletica alle Terme di Caracalla fino anche a orari più tardi, insomma. Poi anche a via di Saponara, quindi a Cilia se non sbaglio, vero? Sarà possibile Cilia, sì. Praticare calcio, tennis, calcio, zumba, calcetto. Biliardo. Beh, biliardo, ah no, manco biliardo può fare Silvestrin, ci sono anche no, altri. Nemmeno quello, neanche no. Anche questo. Poi al può Paolo Rosi portare un po' di musica se vuole. Ah, ecco, sì. Col braccio sinistro la posso portare, però. Sì. Allora, al Paolo Rosi, quindi all'Acqua Cetosa, si addirittura aperto fino alle 3 di notte, quindi si può praticare tennis, sì. Dynamo bike, giochi di strada. Quali sono i giochi di strada? La ginnastica, che sono i giochi di strada? Ma sì, i giochi di strada sono tutti i giochi che si possono fare nei playground, ad esempio, ovvero grazie ad attrezzature tipo il barre, insomma, oppure pali, insomma, appendersi, a seconda appunto della prestazione fisica che uno può richiedere a se stesso, ci sono vari livelli di difficoltà. Oh, poi c'è anche il nuoto, i balli di gruppo, figo. Si può fare nuoto anche a Acqua Tibur, via del Frantoio 8. Sì, esatto. Poi, vabbè, c'è ancora... Si può fare calcio tennis è molto divertente, anche da vedere in realtà. Sì, calcio tennis è figo, è vero, bravo. Per esempio, questo succede al CSD Tennis Team Vianello, via Accademia tennis Peloritana 26. Sì. Tennis, calcio tennis, spinning, Krav Maga, questo è figo. Mazza, bello Krav Maga. Bellissimo, sì. Bello, grande difesa personale. Molti hanno previsto anche il karaoke, tra l'altro. Ecco, vogliamo che sia grande difesa personale, perché se sei stonato inizi a fare il karaoke e scappano gli aggressori. Anche quello. Vogliamo unire, appunto, l'idea è stata quella di unire sport anche al non solo all'agonismo puro, ma al divertimento. Quindi ci sarà musica... ci sarà qualcosa da mangiare e da bere, insomma è un sabato sera, quindi vogliamo vivere un sabato sera divertendoci e facendo sport. Per tutti gli aggiornamenti, per avere tutte le coordinate, si può andare sul sito di Roma Capitale, giusto? C'è tutto quanto. Esatto, sì. La cosa bella, tra l'altro, è che sulla scia di questa
di questa proposta, tanti altri hanno aderito e comunque altri impianti anche privati faranno delle attività, e questa cosa ci fa ancora più piacere, perché ecco, abbiamo appunto lanciato questa idea per la prima volta a Roma e c'è stato tanto entusiasmo, quindi oltre al programma ufficiale ci saranno tanti altri eventi che poi avverranno in vari quartieri e impianti nella città. Ottimo! E tu ti fai il giro con la bici per andarli a controllare tutti? No, io confesso me lo farò in scooter, perché mi piacerebbe partecipare al maggior numero di eventi. Certo, vabbè, tu vai forte in bici. Grande, mi ricordo che sei venuto qua in bici, sei venuto qui in radio in bici. È vero, come no? Sì, quindi potresti anche farlo, insomma. Tra l'altro c'è pure qualche salitella, vabbè, questo è uno sportivo vero. Grande, ciao, ciao Angelo, grazie. Ciao, grazie mille. Buona giornata.